i podcast di Arsell. Notizie, incontri e approfondimenti dalla prima boutique finanziaria italiana. Benvenuti dal team advisory di Arsell. Io sono Mattia Rossetti e sono qui con Andrea Barrell. Parleremo oggi del metaverso, un tema che è diventato di attualità soprattutto dallo scorso 28 ottobre, quando Facebook ha cambiato il proprio nome appunto in Meta, anche se è un termine che è stato coniato diversi anni prima, nello specifico da Neil Stephenson nel 1992. Andrea, cosa si intende per metaverso? Metaverso è un fenomeno in rapida e costante evoluzione e questa sua rapidità, questa sua capacità di cambiare fa sì che sia difficile dare una definizione univoca. Pensiamo allo stato attuale e allo stato attuale potremmo definire il metaverso come un ambiente virtuale dove è possibile interagire attraverso un proprio avatar personalizzato. Di fatto diventa una nuova realtà che non è parallela ma è interconnessa al mondo fisico e quindi assieme al mondo fisico si possono condividere delle esperienze. Su tutti un esempio, una coppia americana che ha celebrato il proprio matrimonio sia fisicamente che in uno spazio virtuale con i propri avatar digitali. Senza voler dare una connotazione positiva o negativa a questo fenomeno, però questo ci fa capire quali sono le potenzialità e anche il fatto che le potenzialità di applicazione sono praticamente illimitate nel metaverso. Rimane un problema che è quello di capire le dimensioni di questo mercato. Sì, sulle dimensioni provo a intervenire io, nel senso che le stime degli analisti sono molto ampie, infatti diverse case hanno provato a dare delle dimensioni che variano tra i 400 e gli 800 miliardi di dollari entro il 2025. Potenzialmente abbiamo 4,7 miliardi di persone che sono impegnate o che saranno impegnate nel metaverso e potrebbero addirittura portare ad una generazione di fatturato combinato di quasi 2 trilioni di dollari. Quindi, così come è difficile dare una definizione, vediamo che è difficile anche quantificare il metaverso, perché a seconda delle metodologie di calcolo, di inclusione, delle varie case di investimento abbiamo dei numeri diversi. Inoltre anche la traiettoria di crescita è difficile da definire, perché è un fenomeno appena iniziato, meglio, che c'è già da diversi anni ma che è da poco stato definito. E questa definizione farà sì che, secondo lo stesso Zuckerberg, avremo solo tra 5 o 10 anni una realtà più definita. Tuttavia vediamo già degli sviluppi, no? Gli sviluppi sono visibili, sono tangibili. Giochi come Fortnite, Pokémon, Roblox si evolvono, cambiano, diventano sempre più delle piattaforme dove i giocatori interagiscono, dove i giocatori acquisiscono, lo vediamo già oggi, delle nuove funzionalità e sono spinti costantemente a comprare nuove funzionalità per i loro personaggi, funzionalità che non pagano più solamente con la moneta, ma incominciano a pagare anche con le criptovalute. E questo è un altro elemento di sviluppo che si introduce. E poi ci sono le realtà, le grandi aziende. Si è registrato l'incremento di investimenti di società del lusso all'interno dei primi ambiti del metaverso. Nike ha comprato una piattaforma dedicata per poter sviluppare delle sneaker digitali e quindi si sta incominciando a dimostrare come all'interno del metaverso si può anche consumare. L'ultimo deal che abbiamo visto nel mondo della tecnologia, che è l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ci dà un esempio di come l'interazione sta diventando importante. Sicuramente mette Microsoft come potenziale leader nel processo di creazione e di definizione dei vari ambiti del metaverso. E quindi cominciamo anche ad andare a ragionare su come si può investire nel metaverso. Sì, questa è un'ottima domanda, un'ottima considerazione, perché investire nel metaverso può sicuramente offrire delle performance importanti, ma non sono performance senza rischio. Infatti, se dovessimo investire direttamente nel metaverso, posto che è difficile trovare delle società 100% metaverso, sarebbero società con tassi di crescita molto elevati, con performance potenzialmente molto importanti, sia al rialzo che al ribasso, quindi società molto volatili. Una soluzione mitigata che consigliamo è quella di investire in società dove il metaverso è solo uno dei driver,
all'interno di più business consolidati con dei margini già importanti che permettono una certa stabilità e dei ritorni anche agli azionisti. Le aziende come Meta infatti hanno degli obiettivi di medio termine, un obiettivo che è quello di portare a un nuovo mercato, una nuova realtà, una nuova modalità di consumo dove la persona è allo stesso tempo attore, investitore e appunto consumatore. La verità è che ognuno di noi sta diventando attore, perché all'interno del metaverso potrà vivere delle emozioni, potrà costruirsi una sua realtà, e un consumatore, perché abbiamo detto prima con Nike, dovrà incominciare a comprare e costruirsi il suo mondo, quindi dalle sneaker digitali ad arredare il suo mondo, a dargli una dimensione. E nello stesso tempo sarà un investitore, perché contemporaneamente andrà a cercare degli investimenti che permettano di entrare in questa realtà interconnessa al nostro mondo fisico, e quindi andrà a cercare investimenti in tutte quelle società che permettono di realizzare l'infrastruttura in una prima fase e poi di gestirla. Se dobbiamo giungere a una conclusione, possiamo dire che oggi come oggi il metaverso rappresenta forse un ulteriore cambiamento di come viviamo internet, quindi un ulteriore cambiamento, un'evoluzione ulteriore simile a quella che abbiamo visto con internet, simile a quella che abbiamo visto con il telefono, e sicuramente un tema che diventerà dominante nei prossimi anni, ma un tema in costante evoluzione al punto tale che dovrà essere seguito con molta attenzione, e con molta attenzione anche selezionare gli investimenti su cui porre i propri soldi. Grazie Andrea per questo approfondimento. Grazie a te. I podcast di Azzella.